Ciao a tutti di Stilettapol. Oggi parliamo di iPhone 5 2012. Ho già sulla mia pagina di Facebook dei concept su iPhone 5 e iPad 3. Cominciamo. iPhone 5 uscirà nel 2012. Prezzo e caratteristiche, coincidenza o no, con la morte di Steve Jobs, il più folle personaggio che il mondo della tecnologia abbia mai visto fino ad ora. La Apple ha messo in commercio il suo nuovo iPhone 4S e tutte le attenzioni sono ora più che mai molte verso il nuovo nato dalla casa di Cupertino. Certo, alcuni sono ancora un po' rammancati, visto che quello sarebbe dovuto essere l'esordio dell'iPhone 5 che dovrebbe arrivare nel 2012 e accontentarmi della versione aggiornata del vecchio iPhone 4. Appunto, l'iPhone 5, questo gioiellino, dovrebbe essere una novità assoluta nel campo della tecnologia. Pare infatti che proprio il nuovo modello sia stato inserito in un piano quadriennale lasciato da Steve Jobs ai suoi collaboratori prima di morire. Ci sarà dunque anche la mano di Jobs sui prossimi progressi Apple. In questo programma si parla anche della terza generazione di iPad. L'iPhone 5 dovrebbe uscire a fine 2012, inizio 2013. Un'attesa di appassionati potranno godersi il nuovo iPhone 4S, versione migliorata del vecchio smartphone. Infatti i fan hanno già preso di mira i negozi e a spendere così tanto per un modello che diventerà obsoleto entro 12 mesi. È una follia pura. Quindi l'iPhone 4S dispone di una fotocamera da 8 megapixel, un processore più potente e la funzione di riconoscimento vocale assente però nella versione italiana. È esteticamente identico al suo processore ed è disponibile in tre versioni di memoria 16, 32 e 64 GB. Nelle versioni iPhone 4S da 16 GB costa 629, 32 739, 64 GB 849. Non ci sono ovviamente ancora i prezzi dell'iPhone in versione italiana, ma è ipotizzabile un costo simile o leggermente superiore a questi. Il prezzo e le caratteristiche di iPhone 5, quali saranno invece per il primo, è facile indovinare che sarà una linea con quanto Apple ci ha abituato. Non pensate di poterlo indovinare, che sarà una linea Apple abituale, ma pensate di poterlo portare a casa con meno di 600 euro per il modello base. Per quanto riguarda le caratteristiche, vociferà che Steve Jobs prima della morte abbia lasciato idee e concept per i prossimi 4 anni. iPhone 5 dovrebbe essere un vero passo in avanti, e non soltanto un aggiornamento come l'iPhone 4S. Quindi ragazzi, un'altra novità, arriveranno anche i MacBook Air nuovi e iMac nuovo, un nuovo iMac, non si sa quale. Quindi niente, se volete approfondire questa review andate a vedere i miei concept su Stile Apple, sulla pagina Facebook e soprattutto mettete mi piace perché ho pochi fan. Quindi soprattutto commentate i miei video su YouTube e niente altro. Noi ci vediamo al prossimo video. Questo è stato Stile Apple. Noi ci vediamo al prossimo video.